Noi chiaramente abbiamo fatto presente di una situazione che vede il nostro paese nel giro di pochi giorni essere diventato il quarto paese a livello mondiale per il contagio ed il primo a livello europeo. Quindi rispetto a questa cosa noi intendiamo anche che ci sia un livello di attenzione appunto a quel livello, a livello europeo. Dobbiamo richiedere lo scorporo dei costi per quanto riguarda l'emergenza coronavirus e per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali dallo scorporo dal fiscal compact, ma oltretutto, visto che qualche settimana fa il commissario van der Leyen ha esplicitato 1.000 miliardi di euro per quanto riguarda il Green New Deal, noi chiediamo risorse aggiuntive rispetto a questa cosa che deve essere superata e serviranno sicuramente risorse. Noi abbiamo posto una questione su due punti di vista. Da una parte c'è la crisi sanitaria, quindi va costruito un piano di informazione e prevenzione nelle aziende, nei servizi pubblici, nelle scuole, in tutti i luoghi di lavoro, e dall'altra abbiamo un problema che si sta scaricando in maniera devastante dal punto di vista economico. C'è il problema dell'approvvigionamento oramai di alcune componentistiche rispetto alle aziende che appunto hanno bisogno di materiale che viene dall'estero in questo momento, anche dalla Cina, e che si sta creando un problema sotto quel punto di vista, e poi c'è tutto il tema legato alla quarantena. Quindi abbiamo l'esigenza di costruire immediatamente, nel più breve tempo possibile, dei provvedimenti che riguardano la cassa integrazione. Il nostro Paese ha una normativa molto chiara per quanto riguarda il funzionamento della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, ma c'è un problema molto serio che riguarda le imprese con meno di 6 dipendenti. E noi lì abbiamo richiesto la riattivazione di quello strumento che fu la cassa integrazione in deroga, che fu necessario proprio per passare indenni la nottata all'epoca della grande crisi che ha colpito il nostro paese. Abbiamo anche un tema che si pone domani mattina però. Domani è lunedì, ci sono state le ordinanze nei territori, soprattutto della Lombardia, dove nel giro di 3 giorni abbiamo visto che cosa è accaduto con i numeri esponenziali che sono cresciuti. C'è una zona rossa, c'è una zona gialla, c'è la compenetrazione dall'una e dall'altra parte, perché ci sono i presidi aziendali nella zona rossa, ci sono quei lavoratori che non possono più uscire e ci sono i lavoratori che dalla zona gialla non possono più entrare. Noi abbiamo chiesto che ci sia certezza per queste persone, perché non possiamo sentire parlare di utilizzo della malattia, ma noi abbiamo chiesto alla Ministra che si parlasse direttamente che si stanno costruendo dei presidi appunto di cassa integrazione o straordinaria o ordinaria o nello stesso tempo, come dicevo prima, in deroga, perché in quei luoghi in questo momento, anche colpiti da qualcosa che sta cambiando normalmente le vite, hanno bisogno di regole e certezza. Poi abbiamo detto anche che c'è un altro tema. Noi all'interno di questa partita non vogliamo che tutto quello che accadrà sia una sorta di riconoscimento così. C'è una logica di intermediazione con le parti sociali, quindi tutto quello che accadrà a livello territoriale o regionale o nazionale deve essere sancito e concluso con un accordo tra le parti per fare in modo che ci sia, come dicevo prima, regola e certezza e il ruolo fondamentale delle aziende e delle organizzazioni sindacali. Noi abbiamo detto anche che però c'è un problema di metodo. Noi non vorremmo che nel momento in cui apriamo un tavolo con il Ministero del Lavoro, fatto importantissimo, del quale abbiamo ringraziato la Ministra per la solerzia con la quale è avvenuta questa cosa, poi facciamo una serie di valutazioni rispetto, per esempio, a quello che potrà essere l'aiuto costruito nella logica di quello che è stato il Ponte Morandi o il terremoto, con aiuti fiscali alle imprese, situazioni che riguardano vantaggi per quanto riguarda i lavoratori, e poi dopo magari potrebbe non esserci la copertura da parte del MEF. Quindi è opportuno che nel più breve tempo possibile si vada a costruire un tavolo interministeriale con tutti i ministeri che appunto intervengono in qualche modo rispetto a questa partita, perché ci deve essere una grande azione di coordinamento e non in qualche modo fare delle cose anche importanti ma che poi dopo potrebbero non essere confermate. L'ultima cosa, noi siamo convinti del fatto che bisogna lavorare anche da un punto di vista di una comunicazione che non crei sconcerto e che non crei paura. È importante che ognuno di noi faccia il proprio pezzo, lo abbiamo chiesto alla Ministra, ma lo chiediamo anche alla stampa, perché non si crei quella sensazione per la quale le persone vivano questa cosa già con una condizione nella quale tutti noi abbiamo evidentemente dei timori.
però io credo anche che da parte di ognuno ci deve essere quel senso di responsabilità, una comunicazione corretta e giusta che eviti che ci siano delle fughe in avanti per quanto riguarda la paura, e questo non serve all'interno di un paese come il nostro.